Buongiorno a tutti anche da parte mia, un ringraziamento per essere venuti qua a Cannes in occasione della presentazione di questo nuovo prodotto. Sicuramente le condizioni ambientali, mi pare Stefano l'aveva accennato prima, non sono adattissime per provare un veicolo a due ruote, anzi a tre ruote. Comunque direi che vi aiutano e vi aiuteranno a capire le considerazioni che sto per fare relativamente alla sicurezza del prodotto. Parlo con piacere di questo veicolo perché ho partecipato allo sviluppo anche dell'MP3, del primo MP3, sono in viaggio ormai da tantissimi anni e già al tempo pensavamo che MP3 non potesse essere soltanto un veicolo ma una famiglia di veicoli. Pensavamo a un prodotto più leggero che avremmo dovuto affiancare al veicolo di partenza. Finalmente ci siamo arrivati e credo molto in questo prodotto per una serie di motivi che adesso andremo a vedere. Evidentemente questo veicolo mantiene inalterate comunque le caratteristiche di MP3 relativamente alla sicurezza di guida su tutti i tipi di percorso stradale, per esempio su strade un po' dissestate oppure nel caso dei binari del tram che si trovano spesso nelle nostre città o magari sui sanpietrini anche bagnati che sono proprio pericolosi, chi guida un due ruote lo sa bene. Questo in virtù dello schema che abbiamo pensato su MP3 della sospensione anteriore a quadrilatero articolato, sono costituito da quattro bracci in alluminio fusi in conchiglia e da due bracci in tubo autoresistenziale molto simili a quelli a noi cari delle Vespa e che portano le due ruote anteriori. Questo schema consente di avere sempre in tutte le condizioni il massimo grip a terra e di conseguenza la massima sicurezza per il cliente. Però, come dicevano anche i miei colleghi prima, sicuramente MP3 Urban si distingue da MP3 Classic per le doti di maneggevolezza e di agilità nel traffico che lo fanno più simile ad un veicolo a due ruote tradizionale. Questo in virtù delle modifiche, cioè modifiche, la completa riprogettazione del telaio, le quote ciclistiche sono cambiate, un po' più avanti vedremo un paio di immagini che chiariranno gli interventi che abbiamo eseguito. MP3 nella guida si comporta come un normale veicolo a due ruote. Come si vede dai grafici, che il bilancio delle forze a terra è del tutto simile a quello di un veicolo a due ruote, a parte il fatto che ce ne sono due davanti anziché una, però non ci sono forze trasversali, il veicolo scende in piega in modo naturale come un qualsiasi veicolo a due ruote. Non ci sono dispositivi elettronici o elettromeccanici che impongono la discesa in piega, non ci sono travasi di liquidi quando si entra in piega, e questo proprio perché il nostro veicolo voleva essere ed è un veicolo che si guida come uno scooter normale, in modo naturale. Ripercorriamo velocemente le caratteristiche più importanti di MP3. Se guidiamo un veicolo a due ruote su strada, anche dritta, spesso può capitare di trovare un ostacolo, ad esempio un tombino, la ruota anteriore salta. Nel diagramma è mostrata l'andamento delle forze a terra, nel caso del veicolo a due ruote è la curva blu, dove si vede bene che per un certo periodo di tempo, per qualche istante, la forza a terra manca, in quei momenti si perde ovviamente la direzionabilità. Nel caso del veicolo a tre ruote, la somma delle forze a terra delle due ruote anteriori è quella nella curva rosa o violetta. E rimane sempre positiva, c'è sempre una ruota che tocca per terra e quindi questo rischio non si corre, la direzionalità è sempre garantita. Se siamo in curva, spesso può capitare di trovare zone a bassa aderenza, per esempio le strisce bianche di plastica bagnate, che sono pericolosissime. In quel caso, con un veicolo a due ruote, lo sterzo
cresce l'angolo di sterzo e purtroppo si perde il controllo del mezzo perché l'unica ruota anteriore striscia per terra. Nel caso del veicolo a tre ruote, come si vede dalla curva scura, c'è un leggero movimento dello sterzo, dopodiché il veicolo riprende l'equilibrio e ritrova l'equilibrio e continua a proseguire la sua marcia. Nel primo caso si cade, nel secondo caso per fortuna si va dritto. Un altro dei pregi della formula MP3 è l'elevata stabilità in piano gas. Questo l'avete visto anche sugli MP3 che già vendiamo, ci sono dei parabrezza veramente grandi, molto estesi, il cosiddetto backwinter. Un parabrezza di questo tipo può essere montato solo su un veicolo molto stabile, altrimenti si correrebbero dei rischi. La stabilità di questi veicoli è circa doppia rispetto ai veicoli a due ruote. Noi non ci basiamo soltanto sul giudizio dei collaudatori soggettivo, ma facciamo anche delle misure tramite la piattaforma inerziale, andiamo a vedere il cosiddetto margine di stabilità. È una grandezza che si misura in radianti al secondo ed è sinonimo della capacità del veicolo di smorzare le oscillazioni quando queste si manifestano. In pratica un margine di stabilità doppio rispetto a uno scooter tradizionale significa che a fronte di un fenomeno oscillatorio di qualsiasi natura che si verifica per disturbi esterni, il veicolo a tre ruote smorza questa oscillazione in un tempo metà che non il veicolo a due ruote. Prima vi avevo detto della maneggevolezza, tutti un po' ne abbiamo parlato, vediamo anche qualche numero. Nella tabella in alto a sinistra si vede slalom tra i virilli, la velocità media di MP3 Urban è più elevata rispetto a quella di MP3 Classic, di circa l'8%, e questo lo avvicina ai valori dei normali veicoli a due ruote. Questo si spiega confrontando le due figure che sono più in basso, a sinistra quella relativa a Urban, a destra quella del MP3 Classic. La rancorsa, come potete vedere, è più bassa di 6 mm. 6 mm sembrano pochi se si pensa a uno scooter tradizionale. In realtà per scooter di questo tipo i valori di avancorsa sono molto ridotti, siamo tra 30 e 40 mm. Non come quelli degli scooter normali che sono doppi o qualche volta anche tre volte. E quindi 6 mm si sentono, poi il passo è 50 mm più piccolo. Tutto questo spiega la maneggevolezza che penso alcuni di voi hanno già apprezzato e che i numeri fanno vedere. Poi l'alleggerimento, la riduzione del peso dà luogo anche a un miglioramento delle prestazioni in accelerazione. E questo si può vedere nella tabella in alto a destra, dove si vede che il tempo per coprire i 30-60 metri dal fermo si riduce del 6-7% rispetto a MP3 a parità di motorizzazione, in questo caso il 300. Dunque, MP3 Urban mantiene il dispositivo elettromeccanico di blocco del rollio, che molto semplice da usare, basta premere un bottone, lo si può inserire anche mentre ci si avvicina al semaforo in modo da evitare di mettere i piedi a terra quando siamo in coda. Sicuramente facilita il parcheggio, non serve il cavalletto centrale né tantomeno quello laterale. Si può parcheggiare anche su strade sconnesse, magari anche con la ruota anteriore che è sopra un ostacolo o su uno scalino. Ultime cose, alcuni flash su altre piccole caratteristiche. Relativamente all'ergonomia è stato migliorato sicuramente quella del pilota abbassando rispetto al MP3 la pedana di circa 20 mm. Nelle dimensioni più contenute di questo veicolo comunque siamo riusciti a ricavare un monocasco importante in grado di contenere due caschi full jet. E con una capacità di 33 o 34 litri. La sella rimane comunque ampia sia per il pilota che per il passeggero. Ci sono le pedanine estraibili per il passeggero, ovviamente c'è il freno di stazionamento che unito al blocco del rollio facilita le manovre da fermo perché quando c'è il blocco del rollio inserito
possiamo muovere bene in garage il veicolo, oppure comunque quando lo si parcheggia, poi alla fine si tira fuori stazionamento e tutto rimane là. Ok, molto brevemente credo di avervi spiegato le caratteristiche più importanti.